cosa stiamo facendo? Queste sono un angelo. Ok, e queste sono matti delle leone. Delle ali. Da un lato gli angeli dell'artista Ugo Riva, dall'altro quelli realizzati dai ragazzi dei campi stellari, ossia i campi estivi organizzati dall'associazione Olsar Arezzo, ai quali hanno preso parte anche bambini ed adolescenti con disabilità intellettiva. Campi stellari sono un progetto nato nel 2011 per accogliere, diciamo così, quei bambini e quegli adolescenti che in quel periodo storico erano in difficoltà nei centri estivi proposti nel territorio. Negli ultimi 6 anni appunto il progetto si è evoluto, abbiamo cercato e ottenuto amicizie nel territorio aretino, non siamo più spesso presso la sede base, l'Istituto di Agazzi. La settimana viene articolata in base a quello che il meteo e a quello che le condizioni, diciamo così, delle iniziative nel territorio ci propongono. All'interno della Fortezza Medicea, che ospita le opere di Riva, è stata infatti una giornata all'insegna dell'arte dell'inclusione, con un'iniziativa alla quale hanno preso parte i giovani dei Campi Stellari, che nel corso di un laboratorio artistico, dopo aver visitato la mostra, hanno realizzato la loro creazione con materiali di vario tipo, soprattutto di riciclo, come tessuti, nastri, cartoncini ed ovviamente piume. Con lo Star abbiamo messo a disposizione questa mostra e questa nostra fortezza restaurata, questi bambini speciali che si stanno occupando appunto di alcune creazioni, in qualche modo contribuiscono ad assaporare sia questo ambiente meraviglioso sia le opere d'arte. È un piccolo aiuto, una piccola opportunità di inclusione appunto che Estra intende offrire, perché siamo un'azienda radicata nel territorio che guarda i risultati sociali. Io credo che questo percorso, diciamo, di performance che questi ragazzini stanno facendo in qualche maniera per loro sia utile, per divertirsi innanzitutto e dimostrando quindi che l'arte può essere anche divertimento. Cosa avete fatto oggi? Ho fatto dei fiumi, si è colorato con i colori, si è colorato con i colori. Questa giornata mi è piaciuta.